Facciamo adesso una panoramica esterna, quindi fisica, dello smartphone. Troviamo sul lato superiore il trasmettitore ad infrarossi, che rappresenta anche il pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone, il jack standard a 3,5 mm per le cuffie. Troviamo gli speaker frontali, quindi due speaker frontali, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore. Troviamo anche i vari sensori, un LED di stato e la fotocamera frontale da 2 megapixel. E nel lato inferiore troviamo anche il tasto per tornare indietro e il tasto per tornare alla home. Il tasto, cioè il logo HTC, non rappresenta nessun tasto, quindi non è possibile interagire con lo smartphone tenendo premuto sul logo, anche tenendo premuto sul logo. Parte sinistra molto pulita, c'è solamente lo slot per l'inserimento della micro SIM, la parte destra. La parte sinistra è invece caratterizzata dall'avere il bilanciere del volume, anch'esso in alluminio, molto ben lavorato, molto bello. E la parte inferiore invece è caratterizzata dal microfono e dal primo microfono, quello principale, e dalla porta micro USB. Parte invece posteriore abbiamo il logo Beats Audio, abbiamo la fotocamera con il flash LED e il secondo microfono per l'eliminazione dei rumori di fondo.